Passione Bari. Passione Bari. Passione Bari. Vivi le emozioni con noi. Secondo me è andata bene. È andata bene, ma soprattutto credo che insomma non ci si possa fossilizzare sul 2-3. Quelle poi sono cose che spettano al mister. Il lavoro e la scelta ardua aspetta sempre all'allenatore da quel punto di vista. Però ti dico, noi siamo trovati bene su 2-3, giocando a 2-3 in mezzo al campo, dicevo. Sicuramente mi sono trovato bene, come mi sono trovato bene magari a giocare a 3, quello è equilibrio. Sì, però io credo che dipenda tanto anche dalle squadre che si va a incontrare. Sai, è difficile dirti, tu mi parlavi di trovare una quadratura. Credo che la bravura di una squadra sia anche di potersi modificare sia in corso di partita, sia da partita a partita, a seconda dell'avversario che si va a trovare. Questo non vuol dire snaturarsi o doversi per forza adeguare agli altri, però vuol dire, credo, essere una squadra matura che cambia a seconda delle situazioni, perché le partite non sono tutte uguali e soprattutto gli avversari magari li puoi trovare all'andata in un modo e al ritorno in un altro, insomma. Però c'è questo... problema. No, questa è un'osservazione giusta, insomma, abbiamo notato anche noi, ecco, non è. Non mi dici una novità. Sicuramente sappiamo che una delle cose sulle quali dobbiamo veramente migliorare è la gestione della partita e del pallone, specialmente quando lo si ha. E questo quando poi insomma riesci ad avere il controllo del pallone, poi è anche più facile essere più alti, stare più alti e quindi magari essere più lontani dalla propria area, che equivale a correre meno pericoli. Questo deve essere l'obiettivo nostro, e sappiamo insomma che da questo punto di vista dobbiamo migliorare nella gestione, nell'utilizzo della nostra personalità, perché comunque siamo una squadra di personalità, secondo me. E poi soprattutto, se hai la palla a te, vuol dire che sei più alto, quindi magari quando la perdi sei già più alto per riattaccare. Questo è un mio punto di vista, però credo che sia la normalità delle cose. Quando hai la palla è fisiologico, no, però insomma è naturale essere anche più alti in campo, quindi bravissimo. Quindi si sa, insomma, con il palleggio gli avversari poi tendono a avvicinarsi alla porta. Ma guarda, lo spirito è di piacere, una partita che di piacere, che comunque è una partita che vado a giocare molto volentieri, insomma, contro la mia squadra, insomma, i ragazzi con i quali ho condiviso anche l'ultimo ritiro estivo, quindi insomma, dove si stava diciamo plasmando il gruppo. È sicuramente un gruppo di giocatori validi che hanno sicuramente, forse, come posso dirti, Latina non avrà molto gli occhi addosso, anche perché comunque viene da una stagione un po' così, quella dello scorso anno, quindi non è stato molto, molto nell'occhio quest'estate. Però è una squadra che qualitativamente insomma se la gioca un po' con tutte, quindi è un avversario da prendere veramente con le pinze, perché è ricco di qualità. Insomma, i giocatori, hai menzionato gli ex Bari, ma insomma ce ne sono altrettanti, sono giocatori di qualità, insomma, a partire da Corvia per andare poi insomma con tutti gli altri, non sto a nominarli tutti. Questo ci fa capire che l'impegno sarà tosto. Personalmente ti ripeto, sono felice, comunque sarà anche il modo di poter rivedere tanti, insomma, tanti ragazzi con i quali l'anno scorso abbiamo sofferto, perché è stata veramente una stagione tosta, tribolata, con 3 allenatori, quindi insomma è stata una bella stagione intensa. Ma guarda, tendenzialmente, a parte capita di rado, però tendenzialmente proprio per questo motivo, insomma, se segno, visto che, cioè, se uno dovesse segnare, visto che non capita, non è che sia Cavani o Higuain, quindi come fai a non esultare, insomma, è una cosa proprio, andrei contro la natura, insomma, del mio essere, perché comunque giocare e segnare è una soddisfazione incredibile, quindi è difficile frenarsi. Credo soltanto chi ne fa 25-30 all'anno può gestire questa situazione. Bravo, bravo. E ti dicono che fa un gol, fa due, non lo so, insomma, ne fa uno ogni tanto.
Guarda, l'ho saputo ieri. Ieri ho saputo che trasferta l'estate. Non conosco i motivi, sì, non conosco assolutamente le motivazioni perché non mi sono informato. Però insomma, lo stadio Latina è ridotto, credo la capienza sia stata anche ridotta ultimamente, non so, insomma, per vicissitudini loro, insomma, comunali e cose varie. Sicuramente per noi non avere tifosi, che secondo me sarebbero venuti anche in un numero anche abbastanza importante, sarebbe stato importante averci, questo sicuro. Ti ripeto, è stata un po' una cosa ieri, mi ha sorpreso perché non sapevo che era stata vietata la trasferta. Però essendo stata Latina, mi ricordo che qualche problema sul discorso stadio, capienza c'era, quindi penso che dipenda forse più da quello che dall'ordine pubblico, non lo so. Poi io quando sono venuto via, il settore ospiti era stato spostato proprio accanto alla tribuna centrale, quindi, ma guarda, non c'è stata una motivazione insomma particolare o chissà cosa ci potesse essere sotto. È proprio un discorso che è arrivata una proposta, da come ho sempre detto fin dall'inizio, da Bari, che è una piazza com'è, e quindi ti ripeto, è stata proprio una mia voglia di mettermi in gioco in una piazza importante, mi dicevamo prima, con un contorno di tifosi e un seguito in B non comune, e quindi è stato proprio per quello, perché comunque ti ripeto, l'esperienza di Latina è stata, nonostante la scorsa stagione sia stata così insomma altalenante e difficoltosa, è stata un'esperienza che mi porterò dentro sempre, questo è fuori discussione, perché poi spesso succede che le stagioni più difficili sono quelle che ti ricordi di più, sì. Quindi è proprio per questo, come quella del fallimento di Siena, insomma, sono quelle che ti rimangono più impresso. Però ti ripeto, è stato proprio il discorso che le prime volte, sì, perché insomma, le prime volte che si era parlato di venire a Bari, che insomma si parlava di, si leggevo più che altro sui giornali, più che personalmente, della possibilità di andare a Bari, era più un sì, vabbè, una cosa più dai giornali. Poi quando si è presentata, quando la cosa è cominciata a diventare consistente, Sì. Vorrei sapere chi gliele dice queste cose. Ma prima che ha il diretto interessato. Procuratore. Bravo. No, frase in dialetto no, perché poi come si fa sempre, si impara sempre prima le parolacce e poi le parole normali, quindi frase in dialetto niente, insomma. Abbiamo dei maestri nello spogliatoio che fanno tra Loseto, Serino e Pasquale, gli inqua, come arrivano gli inqua, ma soprattutto gli stranieri, non loro. L'impatto con la cucina locale, qualcosa di... No, guarda, dal punto di... l'impatto è stato positivo, molto positivo, che comunque ho avuto modo anche di conoscere persone anche al di fuori della realtà calcio, e insomma è stato per adesso è un mese alla fine sono arrivato, quindi non tantissimo, però le cose procedono veramente bene. Poi dal punto di vista del, come dicevi prima, dell'accoglienza della gente in giro, si torna al discorso di prima, è una piazza che magari in tante altre città ti trovi a girare, manco ti accorgi di essere in giro qua, come giri, insomma, ti riconoscono, ti fermano. È una cosa. Sei Rosina. Questo negli anni, no? No, è. No, una cosa ricorrente, no, però ti dico, è stata una cosa molto molto piacevole. Ecco, ti fa veramente, fa sentire importante quello che cerchi di fare per, insomma, nel tuo lavoro. Questa è una grande soddisfazione, anche il fatto di. Io ho sempre detto che poi ci mancherà, quando proprio la strada non ci riconosceranno più, quando smetteremo poi ci mancherà tanto. Sì, è come ha perso poi a Cagliari, ha perso non meritando di perdere. Come si batte, ti ripeto, sei partito con la frase giusta, perché comunque l'unica sconfitta è quella di sabato scorso a Cagliari, che hanno fatto loro, e ho avuto modo anche di... Comunque sì, essendo la mia ex squadra, di seguirla e di vedere magari più del normale, nel senso, non è che mi sono limitato a vedere gli highlights, ma ho visto quasi tutta la partita e ti dico che non meritavano davvero di perdere. Cioè, c'è stato in certi momenti, forse non meritavano neanche di pareggiare e basta. Quindi, insomma, a Cagliari, con il potenziale del Cagliari. Quindi questo fa capire tante cose. La domanda successiva, quella su come si scioglie il nodo della vittoria in trasferta, questo è
questo dobbiamo essere bravi, dobbiamo invertire un po' la tendenza, insomma le due trasferte che abbiamo fatto, se nella prima siamo stati comunque bravi a tenere botta, comunque siamo rimasti anche lì in 10, a Crotone abbiamo sicuramente accusato il colpo perché insomma abbiamo provato la partita per raggiungere un risultato diverso, questo sicuramente, mentalmente eravamo convinti di poter fare un risultato diverso, le cose sono andate maluccio, però insomma ti ripeto la voglia è quella di cercare di fare un risultato importante anche lontano da qui, perché si passa da lì, insomma, per fare un campionato importante come si deve bisogna sicuramente fuori casa da cercare di dare anche un segnale, e questo non vuol dire andare allo sbaraglio, insomma, perché ti ripeto, quando ti dico che la squadra del Latina qualitativamente è ottima ci vuol poco, insomma, per capirlo, basta che ti dica insomma centrocampo Olivera, Scattarella che conoscete, Corvia, insomma in difesa giocatori che hanno 200-300 partite, Della Fiore, cioè gente di qualità, di mestiere e di qualità, qualità è un'altra cosa. Beh, ti dico il discorso più quello insomma più vivo è quello di Siena, comunque l'ho proprio vissuta, sì. L'ho vissuto direttamente, insomma, perché eravamo convinti, come poi è successo qua a Bari, di poter fare veramente un miracolo noi sportivo, e attraverso quello cercare di veramente di salvare una situazione che era veramente surreale, insomma mi ricordo quando siamo venuti in trasferta a Bari da Siena, ci siamo fatti noi giocatori il volo con la Ryanair e il mister Beretta allo staff è venuto in treno, insomma una cosa del genere, non c'erano più posti su Ryanair, quindi era stata una stagione proprio così, fatta specialmente nella seconda parte, una stagione assurda. Gli autofinanziavate? No, vabbè, no, il volo ce lo pagò, però facevamo sì delle cose, non facevamo ritiro in casa, insomma mi dispiace. Comunque sono delle piazze, le tre piazze che hai menzionato sono tre città a parte fantastiche, e poi soprattutto posti dove sono stato bene. Ora, a parte, io faccio fatica a dirti un posto dove sono stato male, perché veramente tendo insomma a trovarmi bene e ad adeguarmi in qualsiasi realtà, in qualsiasi città, però non ho proprio una città dove posso dirti sono stato male, sono stato bene dappertutto. Mi sono fatto 10 anni di Emilia Romagna, quindi Parma, Siena, sono belle città. Ho fatto Serie C a Macerata, anche a Imola sono stato un anno. Ho fatto sì. Tutte belle realtà. Guarda, credo che loro sono tornati saranno tornati sicuramente da Cagliari con tanta rabbia, ma con consapevolezza, e quindi credo che avranno voglia sicuramente di fare un risultato super positivo in casa. Perché ti ripeto, sono quelle partite dove perdi, dove però ti lasciano anche la consapevolezza di dire cavolo, però sul campo del Cagliari avrei meritato più io di loro, quindi da quel punto di vista credo che avranno una sana rabbia da mettere in campo. Non credo che, come caratteristiche, non mi sembra una squadra di quelle che possa stare lì a aspettare, a fare attendista, quindi ci sarà solamente da aspettarsi invece una squadra che avrà voglia di far vedere che ha lasciato qualche punto per strada e che si vuole rifare fin da subito. Questo è quello che credo che ci aspetti. Non io li conto mai, se ti metti a contare i punti lasciati per strada è meglio. Io, se ti può controllare, personalmente c'ho un po' rimpianto del Pescara, però insomma del resto non è... Sì, sicuramente. Infatti, ho detto personalmente, poi il resto il conteggio dei punti lasciati per strada è meglio sempre non farlo, insomma sono solo rimpianti, non c'è. Passione Bari. Passione Bari. Passione Bari. Vivi le emozioni con noi. Radio Selene. Radio Selene. La Puglia è in onda.